È un lutto grave quello che si è verificato ieri mattina, o meglio l'11 di marzo, in un carcere italiano. Si è infatti suicidato Jordan Jeffrey. Pensate che io feci una live con lui e con i ragazzi del Cerbero e era un ragazzo umile, buono, per bene. Non era una persona cattiva, secondo la mia opinione. Io ho sempre avuto un'opinione eccellente di lui, sono sincero con voi. Ovviamente non entro nel merito della questione perché è una questione comunque molto delicata, ma vi posso garantire che secondo me lui era un personaggio, faceva il personaggio e voleva in qualche maniera farsi notare, ma vi posso garantire che era un buono, che era una persona buona, dolce, per bene, una persona veramente carismatica, che però purtroppo si è ritrovato a compiere un gesto devastante e terribile come questo. Va bene? Io ovviamente in questo video manifesto apertamente la mia vicinanza alla famiglia di Jordan Jeffrey, di tutte le persone che l'hanno conosciuto, gli amici, i familiari più stretti e via di seguito, e speriamo che troveranno un po' di serenità, ma sono convinto che non ci sarà perché purtroppo Jordan è passato idealmente parlando a miglior vita. Va bene? Io mi auguro che ovviamente si riesca a capire quello che è successo nella mente di questo giovane ragazzo. Tra l'altro era stato anche in TV, fu intervistato da Massimo Giletti alla 7, questa emittente televisiva, e diciamo che non passava inosservato per tutto quello che comunque si diceva sul suo conto. Ripeto, era un buono, non pensate che era una persona cattiva, perché era una persona, secondo me, fragile, che aveva bisogno di essere aiutato, perché era veramente una persona buona e in gamba. Questo è quello che penso. Non aggiungo altro. Questo video non vuole, ripeto, sottolineo, non vuole vedere la privacy di Jordan Jeffrey né della sua famiglia, ma solo informare e stop. Nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Jordan Jeffrey, che tu possa riposare in pace. Amen.